stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che e aspettiamo per Rinaldo per osservare insieme, dal paese natale di grandi astronomi, il magnifico cielo stellato. Sfortunatamente questo agosto la massima attività delle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, sarà disturbata dalla luminosa presenza della Luna. Avremo però la possibilità di osservare un buon numero di meteore nell'ultima settimana di luglio. Sarà infatti attivo lo sciame meteorico delle Delta Aquaridi, che dovrebbe regalarci la visibilità di circa 20 meteore ogni ora durante la massima attività, nella notte tra il 28 ed il 29 luglio. Non limitatevi ad osservare solo nelle notti di massima attività, le Perseidi e le Delta Aquaridi saranno già visibili, anche se in numero minore, dalla metà di luglio. Durante l'ultima settimana del mese l'assenza della Luna agevolerà l'individuazione delle meteore più deboli. Rivolgetevi verso est e cercate di abbracciare con lo sguardo un'area più ampia possibile di cielo. L'unico requisito fondamentale è quello di osservare da un luogo buio, lontano dalle luci della città. Per osservare le meteore bastano gli occhi, non serve nessuno strumento. Le meteore, comunemente note come stelle cadenti, sono in realtà piccoli corpi, di qualche centimetro di diametro, spesso residui delle code delle comete, che impattano ad altissima velocità contro l'atmosfera terrestre. Maggiori informazioni su astroperinaldo.it. Buone osservazioni.